particolarmente contenti di presentare i Longobardi dalle origini mitiche alla caduta del Regno d'Italia, quindi il periodo trattato è già dichiarato nel sottotitolo del libro di Nicola Bergamo che abbiamo il piacere di avere qui con noi per parlarcene, perché si può dire che con i Longobardi inizia davvero il Medioevo italiano, anche se noi siamo abituati a farlo cominciare canonicamente dal 476, dalla riconsegna delle insegne imperiali all'imperatore bizantino. Il vero Medioevo si può dire che ha inizio con l'arrivo di questo popolo, di cui tutti conoscono il nome e pochissimi conoscono invece la realtà storica. Quindi il lavoro di Nicola Bergamo è molto interessante e molto importante proprio perché ci aiuta a ricostruire la prima fase di questa avventura, analizzando in maniera approfondita la composizione e l'itinerario che i Longobardi fanno durante tutta la loro discesa fino al Regno Italico, non solo dal punto di vista delle fonti che noi siamo abituati a conoscere, ma essendo lui di estrazione bizantinista, anche dal punto di vista delle fonti orientali. Voi sapete che anche i Longobardi, come molti popoli cosiddetti barbari, hanno interagito a lungo con l'impero bizantino e ne sono stati federati e mercenari, e quindi riuscire ad accedere anche alle fonti di origine bizantina e orientale su quella che è la cultura dei Longobardi serve a conoscerli un po' di più. Certo, non tutto si riesce a sapere in questa loro avventura e non tutto è basato su fondamenta assolutamente storiche, ma infatti questo viene anche qui detto chiaramente nel sottotitolo, dalle origini mitiche, cioè da quelle componenti del mito che ha fatto dei Longobardi una realtà importantissima per il nostro territorio. Io non voglio rubare molto tempo a Nicola Bergamo, che penso che abbia da parlarci molto e in maniera più seria della mia e più approfondita di questo libro. Vi ricordo ancora però che se volete lo potete acquistare qui in libreria, dove hanno provveduto a farne arrivare un buon numero di copie, e magari ne potete approfittare per farvelo autografare dall'autore alla fine di questo nostro incontro. Vi ricordo anche che, come in tutti i nostri appuntamenti, se ci fossero domande, curiosità, dubbi o quant'altro, al termine della presentazione si aprirà il dibattito fra di noi e potrete porre tutte le questioni che volete. Quindi io per il momento lascio la parola a Nicola Bergamo, che ringrazio ancora di essere con noi e vi auguro un buon ascolto. Grazie ancora. Allora, grazie a tutti voi di essere venuti e grazie specialmente al Presidente Maurizio Calì per avermi invitato e per aver permesso di venire qua e di parlare del mio libro. Come è stato detto, io sono bizantinista e quindi ho scritto questo libro da un altro punto di vista. Ho scritto il libro sui Longobardi parlando dal punto di vista di Bisanzio, e questo penso sia la più grande novità rispetto a tanti altri libri che sono stati scritti sui Longobardi, proprio dal punto di vista storico. Allora, io ho fatto delle slide per rendere un po' meno noioso la mia spiegazione, e ovviamente se dopo la fine, come mi ha detto appunto Maurizio Calì, se qualcuno ha qualche domanda io sono ben lieto di rispondere. Allora, iniziamo dalle novità che io considero importanti per questo libro. Allora, intanto è il primo libro scritto da uno che studia altro, cioè la storia bizantina, l'impero romano o d'Oriente, perché tutti sanno che l'impero romano cade nel 476, ma pochi sanno che l'impero romano è caduto nel 1453, cioè 1000 anni dopo. Ovviamente la sede non era più Roma, era la nuova Roma, Costantinopoli, quindi là. Dopo nel 1700 hanno inventato questo nuovo termine che si chiama bizantino, non più romano, e quindi tutti noi conosciamo la storia bizantina. I Longobardi all'inizio, come vedremo tra poco, partono da essere una società di stirpe
germanica, tra virgolette, insediata nel nord dell'Europa, l'odierna Scandinavia, parla per l'odierno, insomma, il nord dell'Europa, Danimarca, Svezia. E man mano che scendono, fanno la loro lenta migrazione verso il sud dell'Europa, cioè verso i paesi ricchi, una volta era il contrario, e cambiano le loro attitudini, le loro culture, le loro lingue, analizzeremo anche questo. Quindi Bisanzio come modellatrice della società longobarda. Infine, ci sarà un'analisi politica dei gruppi longobardi in Italia. Allora, il primo scontro che hanno ce l'hanno con i Vandali e Priscilla vince lo scontro e chiede l'aiuto a Freya, tramite la mamma, che abbiamo detto prima, la sacerdotessa, e questa Freya dice: mi raccomando, il giorno di domani mattina, quando Odino si alzerà, fate sì che anche le donne abbiano i capelli lunghi sul loro viso affinché sembrano uomini. Così succede, seguono il consiglio della divinità, il giorno dopo Odino si alza, guarda l'orizzonte e vede questa schiera infinita di uomini e donne, però con la barba, cioè anche le donne con la barba, e dice a Freya, appunto, chi sono queste lunghe barbe? E da lì appunto Freya dice: poiché hai dato loro un nome, dai loro anche la vittoria. E da lì i Longobardi, i Vinnili, che era il popolo come si chiamavano all'inizio, cambiano il loro nome e diventano Longobardi. Riguardo la prima parte del libro, mi sono un po' soffermato, anche lo troverete anche nel primo capitolo del libro, riguardo alla mitologia. La mitologia norrena è molto presente nel primo capitolo del libro, perché? Perché appunto narra la storia dei Longobardi quando erano nel loro primo periodo in cui erano pagani. Rimasero pagani anche quando arrivarono in Italia, come vedremo più avanti, purché Paolo Diacono dice che erano già cristiani, ma non lo erano, erano principalmente pagani. E all'interno delle loro tribù appaiono anche i cinocefali. Perché mi sono fermato sui cinocefali? Perché non hanno molta importanza a livello storico, però cosa dimostra questo? Che i cinocefali non sono solo di una tradizione germanica, ma sono una tradizione di popoli delle steppe. Quindi abbiamo altri esempi di cinocefali anche in altri popoli che non sono di origine germanica. Man mano che i Longobardi si spostano e migrano verso il sud dell'Europa, incontrano diversi popoli. Allora vediamo, il primo popolo sono gli Scritobini, che si chiamano così perché sono capaci a slanciarsi usando un bastone. Non ha nessun senso, ma nella storia di Palladiano ci racconta di questo popolo che poi sparisce all'improvviso e, secondo la mia teoria, viene assorbito dai Longobardi. Perché? Perché poi arriva la guerra con i Vandali, la guerra contro gli Assediti, la guerra contro i Bulgari, la guerra contro i Rugi, la guerra contro gli Eruli, la guerra contro gli Svevi, la guerra contro i Gepidi. La migrazione, come si chiama adesso, non so di cosa abbia di migrazione, perché ogni secondo, ogni passo della loro migrazione devono combattere. E ogni volta che loro combattono, vincono al di fuori dei Bulgari, contro i Bulgari che poi hanno bisogno di una seconda chance per vincere, però assimilano i popoli vinti, perché loro sono un numero esiguo. I Longobardi sono famosi per essere cattivi, feroci, tra i più feroci dei feroci, ma sono un popolo esiguo. Quindi come fanno a superare le difficoltà? Assimilando i popoli. Chi è Alboino? Alboino è colui che aveva vinto i Gepidi per 22 volte, aveva privato la testa della Gepida con il mondo, gli aveva fatto una coppa su cui bere il vino, aveva sposato sua figlia, Rosmunda, ed era un re così tanto importante che era addirittura ricordato nei canti anglosassoni. Nei canti anglosassoni che sono diffusi un po' in tutta l'Europa del Nord, quindi l'odierna Inghilterra, il nord della Germania, un po' l'odierna Francia, insomma. E lui era considerato appunto tra i grandi combattenti. Addirittura Paolo Diacono racconta che durante la sua vita furono costruite spade e armi magnifiche e magiche. E quanto
Quanto abbiamo di bizantino nel regno longobardo? Eccolo qua. Autori si nomina per la prima volta Rex e Flavius. Flavius era la famiglia Flavia, era una delle più famiglie romane più famose della penisola italica, quindi chi era Flavius era anche colui che governava l'Italia. Si era nominato Odoacre, si era nominato Teodorico e adesso si nomina Autori e poi anche tutti i suoi discendenti. Quindi cosa vuol dire? La nomina di Flavius vuol dire io voglio governare su tutta l'intera Italia. Agilulfo viene eletto nel circo di Milano come veniva Bisanzio. Adaloaldo viene eletto, viene nominato sempre nello stesso circo come suo successore, come accadeva a Bisanzio. E poi i re iniziano a prendere i titoli tipicamente bizantini, come il Vir Excellentissimus, che era dedicato, che era ad appannaggio dell'esarco. Solo l'esarco poteva chiamarsi Vir Excellentissimus, cioè un titolo elevatissimo. Allora, da quel momento in poi, anche i re longobardi dicono: dato che io rappresento anche una parte delle terre bizantine, anch'io mi chiamerò così. Allora, concludendo, mi sono soffermato anche su un'altra cosa, che sulla religione dei Longobardi. La religione dei Longobardi era, come è stato detto da Paolo Diacono, ariana, però non abbiamo fonti affinché questa tesi sia valorata. Perché su 30 vescovi solo uno era ariano, quindi erano quasi tutti cattolici, cattolici e ortodossi, perché al tempo non era ancora la differenza. Cattolici vuol dire cristiano in generale. E non erano ariani, appunto, e erano gran parte, all'inizio erano pagani. Addirittura abbiamo degli esempi, nel VII secolo, San Barbato, che era vescovo di Benevento, ci racconta di ancora di giochi e di ricorsi di stampo, stampo pagano a Benevento, appunto, col culto della Vipera, con delle corse a cavallo in cui mangiavano addirittura delle carne cruda, insomma c'erano delle vecchie tradizioni legate alla corsa dei cavalli che dimostrerebbero il fatto che pur nel VII secolo le tradizioni pagane continuavano a essere vive nel regno longobardo. Che cosa ha colpito enormemente i longobardi? San Michele, principalmente San Michele, abbiamo anche degli altri culti ovviamente, va bene? Però è quello più importante è San Michele. Perché? Perché San Michele? Perché la prima volta che i Longobardi conobbero San Michele si accorsero delle similitudini che avevano con Volta. Perché anch'esso lancia i fulmini. Sia Volta sia San Michele lanciano i fulmini. Sono ambedue grandi guerrieri, perché Volta, vabbè, è diciamo nel culto del Reno la divinità più combattiva, anche se ha altre sfaccettature. San Michele è colui che ha vinto Lucifero, colui che guida gli angeli, colui che guida gli eserciti celesti, e insomma, quindi un soldato. E abbiamo degli esempi, appunto, che Grimoaldo, ad esempio, che è stato un re longobardo, è stato il primo a venerare San Michele, però il culto di San Michele si diffuse così tanto da centralizzare il culto, appunto, sul Gargano, in cui c'è ancora un santuario molto importante, e tanto che abbiamo delle testimonianze rupestri addirittura in cui delle persone sono state là e hanno voluto scrivere il loro nome sui muri della loro presenza nel culto di San Michele, appunto, dei pellegrini verso il Gargano. Va bene, allora adesso io mi fermerei qui e, se avete domande, ovviamente io sono disponibile e grazie per l'attenzione.